Questo è uno di quei momenti bui, molto bui, nella storia di un tifoso, di ogni tifoso, non dico juventino, interista, milanista. Ogni tifoso che vede la sua squadra perdere non può essere felice. Ogni tifoso che vede la sua squadra perdere in una determinata competizione che è particolarmente a cuore non può essere felice. Ogni tifoso che vede la sua squadra perdere in una competizione che gli sta particolarmente a cuore in un modo così rocambolesco e anche sfortunato non può essere felice, può essere soltanto arrabbiato con se stesso. E poi ogni tifoso reagisce a modo suo. Io ho reagito con rabbia e delusione, con tristezza forte, ieri sera. La prima cosa che ho fatto stamattina, appena svegliato, è stata quella di acquistare sullo Juventus Store la maglia di Federico Chiesa, la terza maglia di Federico Chiesa, dato che era l'ultima maglia che mancava alla mia collezione per completare quella delle tre di quest'anno. E non poteva esserci protagonista migliore se non appunto il nostro numero 22, che ieri sera ha dato grandissima dimostrazione di coraggio, di tenacia e di grinta e di energia che lo rendono il punto di riferimento perfetto per il futuro della Juventus. Io spero che la Juventus debba ripartire da Federico Chiesa e da altri come Federico Chiesa. Questo è indispensabile per cercare di tornare a competere a livelli più alti in quella dannata competizione che è la Champions League. Prima di cominciare c'è OneFootball, qui sotto in descrizione vi invito a scaricarlo e fatelo cortesemente, perché ci saranno tante discussioni in questi giorni riguardo il futuro della Juventus e su OneFootball potranno esserci tanti spunti di riflessione e di riferimento importanti. Quindi è qui sotto, è gratis per iOS, per Android, se avete uno di questi due cellulari e volete un'applicazione di aggiornamento in tempo reale su tutto quello che è il calcio e sulla vostra squadra del cuore in particolare, eccola qua, in descrizione. Ragazzi, dobbiamo parlare di Pirlo, dobbiamo parlare di Cristiano Ronaldo, dobbiamo fare le pagelle. Questo è il titolo ed è più sintetizzato possibile, la banalità in un titolo, per andare a parlare di temi non banali, di temi non banali. Io vorrei partire immediatamente con una piccola critica a Pirlo, cioè quella magari di non aver fatto più cambi nell'arco della partita prima dei supplementari, per non rischiare di andare ai supplementari, perché in quella mezz'ora sbagli una virgola, un dettaglio, prendi gol e non lo puoi più ribaltare, ed è esattamente quello che è accaduto. Quindi io probabilmente avrei spinto sin da subito con un Kulusevski al posto di Morata, magari, che Morata si era visto non essere più in forma. Poi, per fortuna, Morata è rimasto in campo perché Chiesa aveva i crampi. È vero, Chiesa aveva i crampi, però se tu riesci a chiuderla prima, quella partita, senza dover andare ai supplementari, tanto di guadagnato, tanto di meglio. Poi stiamo parlando di dettagli, perché Cuadrado prende la traversa, fa una giocata da urlo come quella di Madrid dove io ero presente e andiamo a casa perché prende la traversa. Con un gol di Cuadrado ieri sera stiamo parlando dell'ennesima prestazione miracolosa della Juventus in Europa. Quindi questa, se vogliamo, è la piccola grande critica che voglio rivolgere a Pirlo. Però, signori miei, le opinioni vanno accettate. La mia opinione in questo momento è che la Juventus ha due possibilità e questo discorso vale per Pirlo e vale per Cristiano Ronaldo. Sedersi a tavolino, ok? E decidere cosa fare con questi due tesserati, oppure attendere che siano loro a dare un input. Nel senso, Pirlo e Ronaldo probabilmente sono gli unici in grado di poter decidere se continuare o no, a parte i vari Buffon, Chiellini, ma lì si parla di giocatori a fine carriera e nemmeno titolari. L'allenatore è il top player. Se Pirlo non si sentirà più in grado di continuare questo percorso allenatore della Juventus, potrà benissimo chiedere di fare un passo indietro, cosa che credo non farà. Se Cristiano Ronaldo deciderà che il suo percorso alla Juventus è arrivato al termine, potrà benissimo chiedere di essere ceduto con un anno di contratto ancora in essere, dove la Juventus potrebbe fare plusvalenza vendendo Cristiano Ronaldo anche solo a una trentina di milioni di euro. Quindi l'occasione è ghiotta sia per la Juve sia per Cristiano. Ma perché arrivo a dire una roba del genere dopo essere sempre stato uno che voleva addirittura un quinto anno di Cristiano Ronaldo? Perché uscire dalla Champions con un Ronaldo nullo, peggiore in campo e anche protagonista in negativo che ti fa uscire a 5 minuti dalla fine, perché apre la barriera, perché si apre sulla barriera, si gira sulla barriera. È un punto di non ritorno nella storia di Ronaldo alla Juventus, acquistato per vincere la Champions, sempre stato l'uomo in più
in Champions, sempre stato l'uomo che segnava solo lui in Champions, a questo. Questo è la caporetto di Cristiano Ronaldo con la Juventus. Non mi stupirei assolutamente di un Ronaldo che dice bene, basta, io non ci sto più. Credo che il mio rapporto con la Juventus sia terminato. Ho forse un ultimo, forse un ultimi 2 anni di grandissimo calcio prima che anche il mio fisico dica ok, Cristiano, basta, non ce la puoi più fare. Me la vado a giocare in altre realtà. Credo che questo sia veramente un punto focale, un punto importantissimo di Ronaldo e la Juventus. E soltanto lui potrà decidere il da farsi. La Juventus probabilmente sarebbe disposta pur a rinnovare il contratto per un discorso economico e per non rischiare di perderlo a parametro zero nella prossima stagione. Ma sono decisioni importanti che aspettano a lui e a lui soltanto. E mi aspetto una grande riflessione da parte di Ronaldo prima di dare conferma. E vi dico che mai come in questo momento credo che Cristiano Ronaldo e la Juventus possano separarsi al termine di questa stagione. Ripeto, le opinioni sono opinioni. E spero che voi abbiate la decenza e l'intelligenza di accettare la mia, che può essere giusta o sbagliata, ma è la mia opinione. Io voglio andare avanti con Pirlo. Io voglio andare avanti con Pirlo perché mi ricordo benissimo l'eliminazione con il Lione di qualche mese fa. Mi ricordo benissimo la rabbia che ho provato nei confronti di Sarri, andare ai microfoni con un'aria completamente disinteressata, magari perché gli avevano già detto che sarebbe stato esonerato, magari perché lo sapeva già da un po' di tempo, ma vedere un allenatore che sembrava quasi che non gli fosse successo nulla mentre sei stato eliminato dal Lione in Champions League, e che anzi questa cosa me la porterò nella tomba, che risponde: cosa prova Maurizio all'eliminazione della Juventus in questo modo? Io provo solo che ho fame perché è da mezzogiorno che non mangio. Mi ha dato veramente l'impressione di una persona che non voleva e non poteva rimanere nell'universo Juve. Invece con Pirlo è stato diverso. Ieri l'ho visto distrutto, umanamente distrutto. Ci ha messo la faccia come ce l'ho messa io ieri sera, e avevamo due facce da funerale, sembrava fosse morto qualcuno. Ma quando tu credi davvero così tanto in un progetto, quando tu speri veramente così tanto in qualcosa, diventi parte di quella cosa. Io sono diventato parte della Juventus perché non è il mio lavoro ma quasi. Ormai parlare di Juve non è il mio lavoro ma quasi, e non puoi non essere ancora più coinvolto in questi casi. Io sono coinvoltissimo nella Juventus, già lo ero prima, quando non facevo tutta questa baracca e tutto questo circo. In questo momento sono un tutt'uno con la Juve. E perché andrei avanti con Pirlo? Perché credo che nel lavoro, e dato che, ripeto, questo non è il mio lavoro ma anche un lavoro vero, e so bene come funziona all'interno delle aziende, so bene come funzionano i rapporti interpersonali tra colleghi, fin tanto che c'è un'unità di intenti, fin tanto che c'è un'umanità, finché si sta bene con le persone, si riesce a lavorare bene. Nel momento esatto in cui tu proprio non riesci più a concepire, a controllare, a stare bene insieme a un'altra persona, perché proprio non ce la fai e magari devi lavorarci, magari addirittura il tuo superiore, come era stato nei confronti di Sarri l'anno scorso, tutto viene più difficile, e soprattutto se addirittura il capo, quindi Agnelli, non va d'accordo con questa persona. Io non vedo questa situazione nella Juventus. Io vedo un'unità di intenti tra squadra e Pirlo, vedo un'unità di intenti tra Pirlo e Agnelli, e ripeto, sarà Pirlo stesso probabilmente a dover decidere se andare avanti o no, a patto che riesca ad arrivare nelle prime quattro e a patto che riesca a portare a casa la Coppa Italia, perché poi si parla sempre di risultati ed è prematuro parlare adesso di Pirlo in o Pirlo out. E ripeto, sarà Pirlo a dover decidere. Ad oggi non ha senso farlo. Ad oggi l'unica cosa che vi posso dire è che, nonostante l'eliminazione, andrà avanti con Pirlo, a patto che, ripeto, mi porti a casa quelle cose, quindi almeno il quarto posto, spero lo scudetto, ripeto, credo che sia difficilissimo, ma spero ancora nello scudetto. Credo che sia difficilissimo, ma ci spero. Penso che non lo vinceremo, ma ci spero. Sono due cose diverse, una parte razionale e una parte emotiva. Due cose che vanno in contrapposizione, è cuore contro testa. È uno degli scontri più vecchi e antichi del mondo e dentro di me sono combattutissimo per questa cosa. Però so anche che andare avanti con Pirlo significa dare continuità a un progetto, quel famoso progetto che al Liverpool, che è stato super idolatrato negli anni, che ha vinto la Champions, ha fatto 2 finali di fila, dove Klopp comunque nei primi anni non era andato bene. Si parla di questo e si parla di aver visto cose in campo ieri che nell'andata con nel ritorno con il Lione non avevi visto l'anno scorso. Siamo usciti in una maniera differente. L'anno scorso ero incazzato perché non avevamo proprio nemmeno mai preso in considerazione l'ipotesi di passare il turno. Ieri sera è stata una
Una partita di Champions della Juve, in cui succede di tutto e viene eliminato. Giustamente, eh? Io dico giustamente. Giustamente perché se tu regali così tanti minuti agli avversari, e addirittura 5 minuti dal termine, prendi gol per una disattenzione clamorosa, l'ennesima, il terzo, il quarto gol che regali al Porto, ti meriti di uscire. Ti meriti di uscire. Ma nel mezzo c'è stata anche tanta Juve. E solo nel secondo tempo. Ripeto, non puoi lasciare tre tempi su quattro agli avversari e nei supplementari fare l'ennesimo errore. Un altro motivo per cui io vorrei andare avanti con Pirlo è che mi sono stufato, stufato tutti gli anni di dire è l'anno zero e di dare pazienza e fiducia. Io la pazienza e la fiducia la sto dando a Pirlo proprio perché sto vedendo questa unità di intenti con squadra e dirigenza. E prendere un nuovo allenatore significa ricominciare nuovamente da capo. Nuova campagna acquisti, nuovi giocatori in bilico, nuovi giocatori da comprare, da confermare a seconda dell'idea tattica del mister. Io sono soddisfatto di tante cose in questa stagione. L'anno scorso non vedevo niente da salvare. L'anno scorso mi trovate qua davanti alla telecamera e dico che non c'è niente da salvare. Siamo una squadra completamente a fine ciclo dove Higuain, Douglas Costa, Matuidi, ne vengono in mente altri, Pjanic, sono giocatori che non sembrano più fatti per rimanere alla Juve, infatti se ne vanno. Oggi siamo qua e dico, wow, abbiamo McKennie, abbiamo Kulusevski, abbiamo Federico Chiesa, abbiamo altri giovani su cui ragionare come Bentancur e Demiral che in questa stagione non ci hanno ancora fatto vedere grandi cose, ma sono ragazzi giovani, sono patrimonio della Juventus e possono essere soldi freschi in caso di cessione. Ci sono giocatori come ben detto Ronaldo, Buffon e Chiellini che sono un altro discorso, sono senatori, ma abbiamo anche giocatori come Bonucci che non sono più giovanissimi, che dovranno capire quanti altri anni vorranno andare avanti con la Juventus o a questi livelli. Abbiamo giocatori non proprio giovanissimi, ma neanche vecchi, come Ramsey ed Alexandro, che per quanto mi riguarda personalmente hanno terminato tutto quello che possono dare a questi livelli. E che quindi la Juventus sulla quale dovrà ragionare. Quindi ci sono diverse situazioni. L'anno scorso potevamo dire abbiamo Dybala e abbiamo la certezza Ronaldo. Quest'anno la certezza Ronaldo non c'è nemmeno più, perché non ce l'hai. Quest'anno la certezza Ronaldo non ce l'hai, perché come vi ho detto dovrà decidere lui. Ma secondo me quest'anno ci sono tante cose da salvare e portare a casa. Nonostante l'eliminazione uguale, quindi ai quarti, agli ottavi. E nonostante uno scudetto che quest'anno non, probabilmente non vincerai, probabilmente non vincerai. Però ci sono delle cose da portarsi a casa. Sono delle cose da portarsi a casa. E quindi iniziamo le pagelle. Io quello che dovevo dire su Pirlo Ronaldo l'ho detto. Ripeto, è una mia opinione, è una mia considerazione. Sono contento di sentire anche le vostre. A patto che ci sia rispetto reciproco. Scusate se le pagelle iniziano dopo 13 minuti, ma potevate immaginare che questo video sarebbe stato incredibile. Io non credo che sia colpa di Szczęsny sul gol preso. Ho letto tanti dare la colpa a Szczęsny perché ha messo male la barriera, perché comunque la punizione arriva da lontano. Ripeto, secondo me la barriera non si può aprire in quel modo. Cioè, la foto è veramente emblematica. La barriera non si può aprire in quel modo. E non posso pensare a un Szczęsny colpevole in questa cosa. Io gli do 6. Ha fatto chissà quale partita, ma secondo me non è colpevole Szczęsny nei gol. Non è colpevole Szczęsny nel gol specifico. Cuadrado invece, meno male che è tornato. La Juve, ripeto, tutta la Juve ha fatto un brutto primo tempo, l'ennesimo brutto primo tempo, un'altra delle cose che se vogliamo possiamo criticare a Pirlo e che ieri sera non si è sentito di confermare. Però è palese ed evidente che la Juventus fatichi nei primi minuti di gioco, salvo poi diventare una squadra che va a giocare. Che riesce a giocare, ha bisogno di prendere gli schiaffi, ma lo sappiamo all'inizio stagione. Cuadrado mi è piaciuto molto, sarebbe potuto essere anche l'eroe della serata, addirittura dall'infortunio che fa una roba del genere. Grandissimo, come al solito, un altro dei punti fermi, secondo me, dai quali ripartire. Secondo me è un giocatore che merita 7 in pagella. Tutte le nostre azioni pericolose sono arrivate da lì. Credo che abbia crossato qualcosa come 30-40 volte. Regalando anche momenti di pericolo alla retroguardia del Porto, mi viene in mente il colpo di testa di Morata nei primi minuti di gioco dove tu devi andare in vantaggio, perché se non vai in vantaggio su quel colpo di testa lì, in Champions League contro una squadra che di occasioni in teoria te ne deve concedere anche poche perché si difende a 6 giustamente, ancora una volta meriti di uscire. Demiral, ingenuo, è quello che dicevo prima, ci sono alcuni giocatori che sono giovani ma
non hai capito bene o male se potranno essere il futuro della Juventus, perché magari non raggiungeranno mai un livello tale per cui la Juventus sia disposta ad investire ed aspettarli. Secondo me Demiral e Bentancur sono due ottimi giocatori che potrebbero diventare forti, veramente forti, come potrebbero rimanere giocatori, non dico mediocri, ma di medio livello. Quindi Demiral ieri l'ennesima ingenuità, è la grande cosa che va criticata Demiral, la poca intelligenza agonistica, la troppa foga, il fatto di non sapere aspettare, di essere troppo irruento. E se lo fai in area di rigore o fai in Champions League, ragazzi miei, ti fanno rigore, ti fischia il rigore, vai a casa. Quindi 5 a Demiral e 6 a Bonucci, che secondo me ha fatto una buona partita anche in fase di impostazione, diversi lanci per Cuadrado, si vede che era stata preparata in questo modo. Mi è piaciuto il fatto che Bonucci sia uscito dal campo con la faccia scura, il viso scuro in volto, senza però urlare ai 4:20 la sua delusione. Si è rimasto in panchina a supportare la squadra e nel momento in cui partono i supplementari, quando la Juve è tutta in cerchio, se vedete ci sono Bonucci e Chiellini che parlano, anche se Chiellini è in piedi e basta, e Bonucci è l'unico che ci mette veramente la voce, dove Ronaldo è già assente, l'avevamo visto con lo sguardo assente all'inizio del secondo tempo e anche durante la fine del secondo tempo, prima dei supplementari, Ronaldo aveva una faccia completamente assente, ed è per quello che vi ripeto, dovrà decidere lui, perché probabilmente dentro la sua testa già ieri c'era qualcosa e già prima della partita c'era qualcosa, non era sereno al 100%. E quindi Bonucci 6, una partita interessante, intelligente, e bisognerà ragionare anche su Bonucci perché non è più un ragazzino. Alexandro è un altro di quei giocatori che, come vi dicevo, secondo me ha terminato il suo percorso ad alti livelli, a meno che non decida di reinventarsi come difensore centrale, come terzo di difesa o come riserva, cosa che dubito perché è comunque un classe 91, quindi sicuramente non è vecchio, ma se la Juventus, quando i giocatori arrivano alla trentina, decide di investire su profili più giovani, secondo me non fa una stupidaggine. Ed Alexandro in questa stagione, per via di una preparazione non adeguata, di un infortunio, del Covid, di tantissime scusanti che ha a disposizione, non è mai riuscito a entrare in forma al 100%, e credo che sia arrivato un momento di riflessione anche per lui. 5,5 e non mi ha fatto impazzire. Parliamo anche dei cambi. Bonucci esce per De Ligt, secondo me De Ligt è da 6,5 e ti fa vedere la pasta diversa con cui è fatto, anche quando va a fare il centravanti, quando va a protestare, quando va a saltare sui calci d'angolo, si vede che è un giocatore dal quale veramente devi ripartire. De Ligt, Chiesa, questi qua, McKennie, Arthur. Questi sono i giocatori dal quale la Juventus deve ripartire. De Ligt immenso, 6,5, ed è il migliore dei cambi che abbiamo fatto. E quando il difensore centrale è il migliore dei cambi che fai, è tutto un racconto. Dovete capire da soli il resto. Tutti gli altri invece, come McKennie, Kulusevski e Bernardeschi, secondo me non incidono, sono da 5,5 tutti, perché davvero io dalla panchina mi aspetto che entrino giocatori che siano in grado di spaccarla quella partita, perché se non parti titolare devi essere fresco, riposato e con la voglia di spaccare successivamente la partita, e secondo me nessuno dei tre l'ha fatto. Arthur 7, veramente il giocatore che cambia la Juventus e cambia il suo modo di giocare, ha fatto una partita incredibile, ha fatto il primo errore al 90esimo, doveva giocare 45 minuti, ha voluto rimanere in campo per praticamente 90 più 10, non so neanche quando sia stata fatta la sostituzione, allucinante, un giocatore veramente allucinante, e questo è un altro capolavoro di mercato che ha fatto Paratici, un altro sul quale si rifletterà tantissimo, ma che ha portato dei giocatori veramente importanti nell'ultima campagna acquisti, e che quindi anche qua, come ho già detto, prima di allontanare determinati tesserati, mi auguro che vengano trovati dei sostituti nel caso adeguati, migliori, perché cambiare tanto per cambiare è una roba che non mi piace, cambiare in meglio assolutamente, sono sempre disposto a parlarne in tutti gli ambiti, da Pirlo a Ronaldo a Paratici, al magazziniere, al presidente. Però cambiare tanto per cambiare, per rabbia, il giorno dopo, così ancora caldo, è una puttanata tremenda. A meno che, come Sarri l'anno scorso, non si sia raggiunto l'apice dicendo non stiamo bene insieme, non siamo fatti per continuare, siamo proprio incompatibili. Rabiot ha fatto un'altra
Un'altra grandissima partita, secondo me, ieri sera Rabiot. A fine primo tempo l'avevo etichettato addirittura come migliore. Segna il gol che mi regala gli ultimi 5 minuti di speranza che forse non volevo nemmeno. Secondo me ha fatto un partitone. È un altro di quei giocatori che non capisci bene chi è. Chi è Rabiot? È un giocatore di livello europeo per come ogni tanto fa. È un giocatorino come ogni tanto fa. Non lo so. Non lo so, ma sicuramente tolti i primi 6 mesi alla Juventus, ho visto dei netti miglioramenti in questo giocatore e mi è piaciuto, deve migliorare un po' il tiro, perché ieri già 2 volte è andato al tiro e ha fatto un po' schifo, soprattutto nei minuti finali dove ci stava un po' di calma in più. Però adesso tira in porta, adesso prova la soluzione, cosa che l'anno scorso non gli ho mai visto fare. Progressione palla al piede è allucinante, una cosa allucinante. Devi migliorare tanto su altre cose come la fase di impostazione. Ma di tanto in tanto io vedo Rabiot come un grande giocatore. Non penso che possa essere un titolare nella Juve, ma una discretissima riserva, un giocatore che entra nelle rotazioni, assolutamente sì. Chiesa, anzi, Ramsey, un altro che secondo me ha finito e non potrà tornare il bel giocatore ammirato in Inghilterra. Penso che sia una partita da 5 e ripeto tutte le volte che io Ramsey lo vedo sull'esterno, fatico a capire perché venga messo Ramsey sull'esterno e non tira fuori un ragno dal buco, non cava fuori un ragno dal buco, quindi 5. Chiesa, non lo so, si può dare 10, io do 10 Chiesa, fa tutto lui, c'è 3 gol tra andata e ritorno, sembra un po' quello che si diceva per Ronaldo l'anno scorso o l'anno prima, se la Juve esce. Esce perché sono usciti gli altri e non Ronaldo. Se la Juve esce perché sono usciti gli altri e non Chiesa. Chiesa è veramente il nostro punto di riferimento, la nostra ripartenza per il futuro. Un giocatore che si è calato con un'umiltà incredibile nel mondo Juve e che sta veramente facendo i miracoli per la Juventus. Quindi tanta roba Federico Chiesa, sono fiero, orgoglioso di te, grazie per la serata che mi hai regalato e grazie per tutto quello che hai fatto. Non potevi fare di più, se non magari su quel palo beccato a porta vuota, ma ovviamente non è una critica perché immagino che Chiesa abbia faticato questa notte a riprendere sonno per andare a letto. Mi è piaciuto tantissimo la sua post partita, la sua intervista post partita, quando gli hanno fatto i complimenti, gli hanno detto grandissima prestazione, grandissimi 2 gol, finalmente giocatore di livello europeo, e lui ha detto grazie, ma non me ne frega niente, io stasera volevo passare anche a questo di far schifo io. Giocatore, parole da grande giocatore, parole da grande uomo nonostante la giovane età. Quindi veramente il mio punto luce su tutto è Chiesa e poi ovviamente sono De Ligt, Arthur e quelli che abbiamo già citato, ma il mio punto di luce in questo momento si chiama Federico Chiesa e infatti abbiamo comprato la maglia. Morata e Ronaldo. Morata e Ronaldo. Morata e Ronaldo. Morata ne ha tanti sulla coscienza, probabilmente un paio su cui poteva far meglio, sicuramente il primo colpo di testa, poi anche quell'azione defilata sulla sinistra dove ha tirato in bocca al portiere, non c'era tant'altro spazio per altre giocate, si poteva magari ragionare su un cross all'indietro per un centrocampista per Cristiano Ronaldo, ma la palla per Cristiano Ronaldo era molto complicata. Usciamo anche perché abbiamo sbagliato queste, ha fatto una partita discreta, secondo me non ottima, discreta. Da attaccante ha fatto una partita tremenda da finalizzatore, che sono due cose diverse, eh? Giocare da punta e giocare da finalizzatore sono due cose completamente diverse. Quindi il voto a Morata secondo me è un 5, è un'insufficienza, non ci sono margini per dare di più a Morata. Dopo tante serate europee nelle quali ci ha fatto godere, ieri sera male, ha sparato a salve, era stanchissimo nel finale, poi tira quel pallone svirgolato sul quale poi fa la ripartenza del Porto, non era la serata di Alvaro, non era la serata di Alvaro. Ronaldo, come già detto, è il peggiore, è da 4. Io non penso che si possa dare di più a Cristiano Ronaldo, fantasma, fino al 115esimo, dove decide di farci andare a casa girandosi in barriera. Ripeto, io ho visto Capello ieri sera di rapirlo. Li scegli te quelli che vanno in barriera? Perché non ci puoi far andare quelli che hanno paura, dimenticandosi che quello è Cristiano Ronaldo. Non penso che abbia paura e penso che abbia fatto tantissime punizioni, tantissime barriere nella sua carriera. Doveva andare così. Doveva andare così. È andata così. Noi siamo sempre un po' sfortunati.
Io adesso rido, ma sono amareggiato e sono distrutto dentro. Direi che un po' tutto quello che avevo da dire ve l'ho detto. Fatemi sapere un pochino qui sotto nei commenti. Ah no, giusto, manca il voto di Pirlo. Di Pirlo e Ronaldo abbiamo già parlato. Penso che anche Pirlo abbia fatto una partita insufficiente. Ripeto, l'unica cosa che gli posso criticare è quella lì dei cambi. Però non si può sicuramente dare una valutazione positiva a una partita del genere dove regali un tempo e dove esci in un momento in cui eri addirittura super, super favorito, secondo me a un certo punto eri super favorito, perché a fine primo tempo mi sono veramente chiesto: ma come la ribaltiamo questa partita? Come vinciamo questa partita? Poi la possibilità c'era e non, ce la siamo fatta sfuggire, ce la siamo fatta scappare. Impareremo dai nostri errori. Ormai dovremmo scrivere un libro sui nostri errori europei.